Oggi è tempo di missione ed è tempo di coraggio. Coraggio di rafforzare i passi vacillanti, di riprendere il gusto dello spendersi per il Vangelo, di riacquistare fiducia nella forza che la missione porta con sé. È tempo di coraggio anche se avere coraggio non significa avere garanzia di successo. Ci è richiesto il coraggio per lottare, non necessariamente per vincere, per annunciare, non necessariamente per convertire. Ci è richiesto il coraggio per essere alternativi al mondo, senza però mai diventare polemici o aggressivi. Ci è richiesto il coraggio per aprirci a tutti, senza mai sminuire l'assolutezza e l'unicità di Cristo, unico Salvatore di tutti. Ci è richiesto coraggio per resistere all'incredulità senza diventare arroganti. Ci è richiesto anche il coraggio del pubblicano del Vangelo d'oggi, che con umiltà non osa nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Oggi è tempo di coraggio. Oggi ci vuole coraggio. La Vergine Maria, modello della Chiesa in uscita e docile allo Spirito Santo, ci aiuti ad essere tutti, in forza del nostro battesimo, discepoli missionari per portare il messaggio della salvezza all'intera famiglia umana.